Auguro a tutti voi genitori, insegnanti, persone che lavorano a scuola e studenti una bella strada che faccia crescere le tre lingue che una persona matura deve saper parlare: la lingua del cuore, la lingua della mente e la lingua delle mani. Con le parole di Papa Francesco, il vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli Pergola, Armando Trasarti, ha rivolto un saluto all'intera comunità scolastica e a quanti collaborano al raggiungimento del successo formativo di ogni singolo alunno. Proprio agli studenti, Sua Eccellenza ha ricordato che non è un peso o un dovere, ma un grande regalo per ciascuno. È un percorso, ha scritto nella lettera, che vi porterà a crescere come uomini e donne per bene, come cittadini attenti e impegnati. Vivete la vita adoperandovi ogni giorno per trovare la vostra strada e costruire il vostro futuro con l'esercizio della pazienza, l'impegno serio e responsabile, la guida degli adulti che vi sembrano più significativi e il sostegno dei compagni con cui condividete il cammino. Ai dirigenti e al personale scolastico, invece, Trasarti ha augurato di essere capaci di fornire i punti cardinali della vita: conoscere per capire, rispettare la dignità delle persone, essere solidali e usare responsabilmente le risorse. Poi il vescovo ha usato tre parole nel messaggio: fiducia, futuro e speranza. Fiducia, dal latino fides, che significa riconoscimento dell'affidabilità dell'altro. Di fronte a situazioni delicate e importanti, ci si trova nella condizione di esporsi, condividere, affidare all'altro qualcosa o qualcuno che ci sta a cuore. La fiducia, dunque, presuppone un certo coraggio. Il futuro, invece, è fatto di incontri, perché la vita scorre attraverso le relazioni. L'esistenza di ciascuno è legata a quella degli altri. La vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro. Mi piacerebbe, ha scritto Trasarti, che questo incontro ci aiuti a ricordare che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Molti oggi, per diversi motivi, sembrano non credere che sia possibile un futuro felice. Questi timori, prosegue nella lettera, vanno presi sul serio, ma non sono invincibili, si possono superare se non ci chiudiamo in noi stessi. La terza parola invece è speranza, accogliere il presente com'è, riconoscere il bene che può avvenire. Sperare significa camminare e avanzare attraverso il presente incompiuto, affrontare le differenze, la pesantezza e l'insicurezza. Guardare al futuro con occhi ottimisti, ha concluso il vescovo, è una grande sfida per ogni uomo e per ogni donna.